Anche lei ha partecipato per sostenere il ragazzo? Sì, sì, per fare di solidarietà, perché io la penso come lui. Musica, striscioni e tanta solidarietà sono arrivati da tutte le Marche, giovani, insegnanti e rappresentanti di associazioni che hanno voluto partecipare al sit-in organizzato nei Giardini Leopardi di fronte all'Istituto Olivetti a Fano, tutti contrari al trattamento riservato allo studente del Battisti che si è rifiutato di indossare la mascherina in classe. Lui ha espresso un legittimo diritto e ha avuto delle conseguenze disumane, perché passare 4 giorni interi all'interno di un reparto di malattie mentali, all'interno di una psichiatria, per un ragazzo di appena 18 anni è un'esperienza che lo segnerà per sempre. Io sono molto addolorata che questo sia successo a questo ragazzo che ho conosciuto venerdì, e quindi non lo conoscevo da prima, e mi è sembrato subito un ragazzo per bene, con le idee chiare, con un carattere forte, sicuramente anticonformista, ma un ragazzo per bene e pulito. Mi dispiace che questo sia successo nelle Marche, che sono la nostra terra, una terra che ha dato i natali a tanti combattenti per la libertà e per la democrazia. Mi auguro che non accada più, perché non può essere la soluzione, la coercizione, la limitazione della libertà. La responsabilità qui è condivisa, perché noi in 14 mesi abbiamo tollerato fin troppo. Era evidente, era ineluttabile che prima o poi qualcuno avrebbe pagato le conseguenze. È arrivato a Fano da Fossombrone per partecipare a questa manifestazione di protesta. Per quale motivo? Sono un ex insegnante, ho insegnato per più di 40 anni e ritengo che questo fatto dimostri la decadenza della scuola attuale, che con la scusa di questa pandemia non si è più in grado di far maturare i ragazzi, ma li si tratta come se fossero dei pecoroni. Se il ragazzo ha fatto qualcosa che non era giusto che facesse, deve essere punito come la scuola ha tanti strumenti, come ho sempre fatto io nei miei 40 anni di lavoro. Non c'è bisogno di chiamare le forze di polizia. Chiamare le forze di polizia indicano la sconfitta della scuola. Io posso mettere una mascherina, perché sono tifoso del Bologna, con i colori del Bologna, che non ha nessun valore dal punto di vista medico, e nessuno mi dice niente. Non la metto, mi fanno 400 euro di multa. Questo è assurdo, perché o la mascherina ha un valore medico che voi me lo dimostrate, quindi lo devo portare e deve essere una mascherina ad hoc, o altrimenti non ha senso. Questa è un'operazione che ha un forte significato, una forte valenza simbolica anche dal punto di vista politico. Secondo me questa cosa, come dicevo prima, è ancora più grave perché è fatta nella scuola. Come dicevo, la scuola è il luogo deputato allo sviluppo del senso critico, e secondo me a scuola, sì, io sono un insegnante di liceo, si predica bene e si razzola male, nel senso che sono gli stessi insegnanti che fanno l'elogio di Giordano Bruno, fanno l'elogio di Galileo, spiegano il processo a Galileo, che ricordiamoci, quando lui parlava in quel momento era una minoranza, era un eretico, no? E spiegano come la verità sia tutta da scoprire, non sia un adeguamento a quello che già si sa. Poi invece, quando si trovano di fronte a quelle situazioni, si oppongono in tutte le maniere. Anche due mamme presenti a questa manifestazione, per quale motivo? Abbiamo trovato eccessiva questa misura presa verso questo ragazzo, soprattutto da parte della scuola, visto che sono anche una docente precaria, però sono docente, comunque penso che il corpo docente poteva intervenire in un'altra maniera. Una protesta, un dissenso, va bene, ma chiamare le forze dell'ordine, il 118, mi è sembrata una cosa, non lo so, fuori da un paese democratico, ma poi in un contesto scuola. A 18 anni ben venga il dissenso. Cioè, siamo stati ragazzi tutti, si facevano gli scioperi, si stava fuori da scuola, si facevano i picchetti, adesso non fanno più niente i ragazzi. L'unico che si è permesso di dissentire dal pensiero comune ha ricevuto un trattamento del genere, mi sembra una cosa proprio fuori da ogni logica. Fino a poco tempo fa la mascherina in classe non si portava seduti al banco. Quindi questa è una cosa che la dice lunga. Adesso la devono tenere sempre 6-7 ore al giorno. Io sono d'accordo con il ragazzo, sinceramente.